Enrico Vitale, 21 anni, originario di Posillipo, non ce l'ha fatta, coinvolto in un incidente. Il 12 giugno è deceduto dopo 9 giorni di ricovero all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, nel reparto di terapia intensiva. Le lesioni riportate nell'incidente erano troppo gravi e il giovane ha ceduto dopo giorni di agonia. L'incidente è avvenuto nel corso secondigliano, mentre Enrico era su uno scooter con un amico. L'impatto è stato con un altro scooter guidato da un 41enne napoletano. A seguito dello scontro, Enrico ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un'auto in sosta e poi sull'asfalto. Dei 3 coinvolti, solo Enrico ha riportato traumi gravi. Ricoverato d'urgenza per un trauma cranico, ha lottato fino a che non è stata dichiarata la morte cerebrale. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, i veicoli sono stati sequestrati e si stanno cercando immagini di videocamere di sorveglianza che possano aiutare gli inquirenti. Le testimonianze dell'amico e dell'altro uomo coinvolto saranno fondamentali per ricostruire l'accaduto. Entrambi sono rimasti quasi illesi mentre Enrico è finito sull'asfalto, probabilmente battendo la testa. Non è chiaro se indossasse il casco, gli agenti della Polizia Municipale non ne hanno trovati in zona.